Ciao a tutti, bella gente di Neverwinter, sono Cazzone Superstar. Oggi voglio farvi vedere un oggetto interessante riguardante al drop per i punti di raffinazione, che soprattutto all'inizio ne serviranno un botto, poi man mano che andate avanti vi troverete ad accumularvene, anche perché ora come ora è abbastanza semplice da fare differenze di una volta, però voglio mostrarvi un oggetto interessante riguardante appunto il drop di queste pietre, soprattutto da associare alle pietre del quartier mastro. Ora, di pietre di incantamento per vari drop ce ne sono diverse. Ci sono per esempio le riserve del drago, che a tot livello danno la possibilità di trovare all'uccisione un gioiello ai tuoi piedi. In questo caso gioielli può essere un peridoto, un opale nero, questi genere di pietre qua. Poi abbiamo gli incantamenti della benedizione fatata, che anche quella, a seconda della percentuale che avete, all'uccisione vi dà la possibilità di trovare una pietra di incantamento, livello 5, una qualsiasi. E quindi insomma è un altro tipo di drop. Poi logicamente abbiamo anche gli incantamenti di Timora, che per esempio lì ci sono vari oggetti, non solo incantamenti o pietre raffinazione, ma può dare anche direttamente oro, tesori da vendere, parti di equipaggiamento che possono essere o recuperate per punti di raffinazione o venduti per oro. Io uno ce l'ho, giusto così. Può essere un'utilità averne diversi insomma addosso, ecco. Gli incantamenti interessanti insomma ce ne sono diversi e alcuni però hanno delle particolarità, logicamente, cioè ognuno ha delle particolarità. Per esempio per quel che riguarda il serve del drago c'è un drop giornaliero, un totale praticamente, che onestamente adesso non mi ricordo bene qual è il limite, però sopra quel limite voi non dropperete più nulla, insomma. Logicamente toccherebbe stare tutto il giorno a menare, se no abbastanza, quindi può essere a prescindere dalle pietre che vi diano per i doti o palineri. Prima raggiungete quel cap e prima insomma si interromperà la possibilità del drop. Un'altra cosa interessante per il drop, appunto per questo tipo di pietre, può essere tramite le cavalcature del vagabondo, col set del vagabondo, nelle cavalcature, con gli emblemi, che anche quello è una sorta di riserva del drago. Anche quella ha un cap, una volta raggiunto il tot giornaliero di drop comincerà a non andare più nulla. Per quel che riguarda di Timora, la benedizione fatata invece non ha un cap giornaliero, l'unica cosa è che quando comincerete a dropparne un tot ve ne capiterà di meno, però è l'unica che non ha un cap giornaliero. Quello di Timora onestamente non lo so, perché è da poco che lo ottengo, mentre quello del quartier mastro, se ce l'ho qui equipaggiato, ecco, mentre quello del quartier mastro, a prescindere dei sacchetti che vi darà, potete trovarne solamente 15 al giorno, quindi i pacchetti sono diversi sortiti, attrezzatura abbandonata, bottino di guerra, poi ci sono anche quelli blu, verdi, però a prescindere dai pacchetti che vi darà, in totale saranno 15 al giorno, oltre a quelli non me ne darà più, ok? Questi per esempio, per quel che riguarda col quartier mastro, conviene aprirli quando ci sono le doppie rune, per esempio, perché andrete a ottimizzare la quantità degli oggetti presi, mentre gli altri ve le daranno dirette, quindi comunque sia anche gli altri avranno doppio drop durante le doppie rune, però quelli sono, ve li dà direttamente proprio nell'inventario, quindi è un altro discorso. Questi invece sono pacchetti da aprire e logicamente converrebbe tenerli per le doppie rune, salvo proprio avete la necessità di punti di raffinazione. Allora l'oggetto interessante che ho detto all'inizio è l'anello di Makos. Questo si usa, ripeto, esclusivamente per quel che riguarda il drop delle varie punti di raffinazione. Perché è interessante? Perché è l'unico anello che ha uno slot utilità.
Quindi normalmente tutti quanti abbiamo 5 slot, da livello 70 in poi abbiamo 5 slot utilità nell'elmo, nelle braccia, nelle gambe, cintura e collana. L'anello di Makos permette di aggiungere un altro slot utilità, quindi un sesto slot. Perché è utile soprattutto col quartiermastro? Per il semplice fatto che mentre gli altri vi daranno incantamenti casuali comunque più o meno dello stesso livello, tolto con la cavalcatura del vagabondo e riserva del drago, che ripeto lì possono essere pietre casuali, può dare un opale nero come può dare un peridoto, però questo è interessante perché per il quartiermastro, oltre logicamente più ne avete addosso, più aumenterete il livello del drop, ovvero la possibilità di droppare quel pacchetto, quindi di massimizzare prima possibile i 15 giornalieri, anche se io ne tengo sempre di sotto uno e poi vario anche gli altri. Però questo è utile perché, a differenza degli altri, che appunto i punti di referenza sono quelli che vi dà, col quartiermastro, prima di andarli a aprire, dovreste avere un drop rate addosso di almeno 10,5 come possibilità. Quindi a seconda della pietra che avete, per esempio questo è al 10, mi dà un 2,5% di probabilità di trovare una borsa merci. Quindi ripeto, più di questi, a seconda dei livelli, aumenterà la possibilità del drop. Però messi insieme voi andate a sommare tutte le varie percentuali che vi dà e dovete raggiungere almeno il 10,5. Allora, al 9, che sono quelle più economiche perché veramente costano una sciappata, danno il 2% di possibilità, quindi avendone 5 arriviamo al 10% e non abbiamo ancora raggiunto il cap minimo indispensabile. Con l'anello di Makos, mettendone un'altra, andremo a raggiungere il 12%. Di conseguenza, perché serve il 10,5? Perché sotto il 10,5 può darvi degli incantamenti molto bassi, può darvi al 3, al 4, al 5, mentre dal 10,5 in poi come minimo dropperete incantamenti di livello 6 e avete qualche possibilità di trovare anche livello 7 e oltre piccole valute di alcune campagne tipo il male elementale oppure le scintille di Sharandar, per chi sta facendo le campagne. Io per ora ho trovato solamente quello, non ho trovato altre cose, non so, della tirannia per dire, eccetera. Però poi andando oltre il livello del 10,5 può darsi che c'è la possibilità, non ne sono certo, non ho trovato specifiche informazioni su questo, però può darsi che aumenti la possibilità magari anche di trovare quelle al 7 oppure più valute delle varie campagne, magari di campagne anche superiori, quello non ne sono certo. Cosa certa è che per aprire i pacchetti del quartiermastro dovete avere un drop rate almeno di 10,5, sotto non conviene. Allora, perché questo è utile? Perché se noi andiamo a vedere all'asta per quel che riguarda il quartiermastro, vedremo che a livello 9 quartiermastro va bene tutta la finazione, tanto abbiamo specificato epico, mi raccomando sempre su acquisto. Andiamo a vedere, allora vabbè che l'ultima potrebbe essere anche al 7 perché ci dà comunque un 1%, quindi con 5 al 9 siamo già a 10, con 1 al 7 siamo già a 11, quindi siamo a posto. Però come vedremo al 9, come vedete, non è che costano un'esagerazione, mentre già al 10 qualcosina di più. La prima già costa 35.000. Allora, con l'anello di Makos, poi si sta andando avanti con le campagne che si trovano nella campagna di Storking Thunder, quando sbloccherete Cauldron, farete delle missioni per abilitare poi le normali missioni giornaliere, settimanali, e andrete a fare per la prima volta appunto la settimanale dell'isola Spezzazanne, che non è il dungeon ma è semplicemente una settimanale dove andate in una barca a uccidere della gente, e la prima volta vi porterà anche poi a incontrare Druffy, il boss finale dell'isola Spezzazanne di FBI. Però la prima volta, che la conclusione della prima volta vi darà appunto l'anello di Makos, così potrete avere anche tutti dei quartiermaster semplicemente al 9,
senza dover spendere di più, soprattutto se avete più, magari più personaggi, può essere comodo. Questa è una piccola chicca per quel che riguarda la possibilità di aumentare, insomma, il rate del quartier mastro, che ripeto, sotto il 10,5 può darvi anche pietre scrause, insomma basse, di livello basso, mentre dal 10,5 in poi come minimo avrete incantamenti a rango 6 e non sotto, e anche di livello 7. Poi averlo più alti, ripeto, potrebbe aumentare magari la possibilità di trovare piccole valute di campagna e magari qualche pietra al 7 in più. Però già raggiungere il 10,5 è molto, molto, molto. Io consiglio, durante il farming normale, logicamente, di avere diverse pietre, anche della riserva del drago, della benedizione fatata, e perché no anche un timora. Quello non è obbligatorio, lo tengo così perché mi ha incuriosito, ma fino adesso insomma non è mai stato molto utile. Magari per voi che dovete ancora salire molto, più che un timore, magari vi conviene o un altro quartermaster per avere la possibilità di trovare più sacchetti giornalieri, o un'altra benedizione fatata o riserva del drago, lì vedete voi. Logicamente questo riguarda durante, non so, la fase che state facendo le campagne, o qualche evento semplice, o vi annoiate, andate in qualche zona a ammazzare mostri, o state facendo le settimanali di Sibella. È logico che poi, quando si fanno dei dungeon, soprattutto quelli più seri, nell'utilità logicamente noi andremo sempre a tenere gli oscuri o incantamenti di utile supporto, a seconda della classe che abbiamo, per dire, capito? Però durante il drop giornaliero può essere utile, è una mano in più. Dovete sbloccare, ripeto, col run, quindi dovete arrivare a un certo livello, se no potete anche optare per avere 4 quartermaster, finché avete solo 5 slot durante l'apertura, ripeto, e basta, dei sacchetti. Potete avere anche 4 al 9 del quartermaster e 1 al 10. Adesso si tratta di un personaggio, come avete visto, non è che ha un prezzo anche al 10 proibitivo. Però per chi è già un po' più avanti, magari che già sta facendo già la campagna di Torquim Thunder, ha bloccato il Cold Run, può essere un aiuto in più, che, ripeto, io lo tengo più che altro o quando mi cimento in missioni secondarie, così appunto per fare punti raffinazione, oppure qualche evento semplice, o lo metto semplicemente quando devo aprire i pacchetti del quartiermaster. Se no, logicamente l'anello di Makos non è un anello da dungeon serie, eccetera, è solo per quel che riguarda il drop rate, e può darvi una mano a risparmiare qualche diamante astrale innanzitutto, che all'inizio è abbastanza tosto, e può essere utile anche appunto per fare qualche punto raffinazione in più se andate in qualche mappa, tipo, che ne so, Sharandar, che, per dire, adesso tanto per citarlo, dentro la fortezza, quando fate le missioni nella fortezza, insomma può essere un modo per trovare più punti raffinazione. Oggi è molto più semplice, logicamente, farli che una volta. Ci sono anche i mestieri per farlo, poi su quello ho fatto anche un altro video dove potete andare a vedere se vi va, dove spiego anche come fare punti di raffinazione tramite i mestieri. Comunque, se state facendo Cold Run, insomma, questo è un anello che vale la pena sbloccarlo, può essere utile anche in futuro quando avrete più personaggi e magari un incantamento più alto lo date a uno più basso che ancora non c'ha questo anello. Ripeto, esclusivamente per il drop dei punti raffinazione. Niente, questo è tutto per quel che riguarda questa piccola chicca per il drop rate dei punti di raffinazione. Vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Buon game a tutti, ciao ciao.